Buonasera, ben ritrovati con il TG Nord. Si è conclusa ieri sera la 24esima edizione della Bergenfest di Alzano Lombardo, la tradizionale festa d'estate del Carroccio. E si è conclusa con la presenza del segretario federale della Lega Nord e presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, che è stato intervistato sul palco dal giornalista Vittorio Feltri. Noi lo abbiamo a nostra volta intervistato a margine della festa. Ilaria Tettamanti. Segretario, a Roma situazione assai ingarbugliata, le ha detto sarebbe meglio andare a votare, però da quello che ha detto stasera non crede né alla caduta del governo né anche alla decadenza di Berlusconi a questo punto. No, credo che si salverà, lo salveranno. Con l'intervento probabilmente del Presidente della Repubblica, come già avvenuto con i senatori a vita, e quindi escludo che ci siano a breve elezioni politiche anticipate. Questo mi dispiace, però noi siamo l'opposizione. Dobbiamo prepararci per le elezioni che invece ci saranno di sicuro, cioè quelle amministrative e quelle europee nel 2014. Ormai in una repubblica presidenziale, molti dicono infatti che comunque il capo dello Stato non scioglierebbe il Parlamento con questa legge elettorale. Il capo dello Stato non scioglierà il Parlamento per mille motivi, questo è uno di quelli, perché appunto ormai, come tutti dicono, è riuscito a creare, a dar vita alla terza repubblica. La repubblica presidenziale non è scritto nella Costituzione, ma è scritto nei fatti. Chi prende le decisioni importanti, più rilevanti sul piano del governo della cosa pubblica è ormai il Presidente della Repubblica, che guida questo governo come la maestra fa con i bambini quando escono di scuola per fare una passeggiata. Senta, battaglia della Lega per l'autunno contro l'immigrazione clandestina, ha detto, e patto di stabilità saranno questi. Sì, l'immigrazione clandestina, io non intendo accogliere in Lombardia immigrati clandestini se non c'è un'azione del governo che ne ferma la partenza dai paesi di origine. Questo governo sta facendo esattamente il contrario di quello che serve. Incita a venire e poi chiede alle regioni di accoglierle. Io non sono disponibile a farlo. Secondo, sul patto di stabilità, i nostri comuni sono ingiustamente penalizzati dal fatto che sono virtuosi e non hanno i soldi e il governo non glieli lascia usare. Dobbiamo fare una grande alleanza, regioni del nord, comuni e sindaci, amministratori di qualunque colore politico, per cancellare questo odioso patto di stabilità che penalizza i comuni virtuosi e penalizza i cittadini onesti. Comuni non facilitati, ha detto lei, nemmeno dal recente decreto sull'IMU. Ma mi sembra, più lo leggo, più vengono approfonditi i temi e più sembra una presa in giro, perché le coperture non ci sono. Sono solo ipotetiche. È stato rinviato il 30 di novembre il termine per approvare il bilancio preventivo ai comuni, per approvare il bilancio preventivo 2013, e francamente credo che siamo l'unico paese al mondo in cui succedono queste cose, ed è un decreto che dall'anno prossimo reintrodurrà l'imposta sugli immobili spalmandola, coinvolgendo non solo i proprietari ma anche gli inquilini, e questa è la beffa più grave che c'è nel decreto IMU. La Regione Lombardia anche durante il mese d'agosto ha avuto degli incontri, si è accelerato sull'Expo e qualcosa però si è portato a casa per le infrastrutture, no? Con il CIPE, per le infrastrutture lombarde. Sì, qualcosa ma non sufficiente. Noi abbiamo chiesto tanti altri soldi per la pedemontana, oltre 500 milioni di euro, e a ben guardare sono soldi nostri pagati dai contribuenti lombardi, quindi lo Stato ne ha buttati via di miliardi di euro nei decenni passati per realizzare opere che non si sono mai realizzate, penso alla Salerno-Reggio Calabria, opere inutili, e questa, che è un'opera che serve, deve essere fatta e il governo deve darci i soldi che ci ha promesso. Questa sarà un'altra delle grandi battaglie che faremo in autunno. Cos'è che deve negoziare con Roma? Cioè, per esempio, i tribunali, molti tribunali, anche i lombardi, chiuderanno, lei si farà sentire su questo? Sì, abbiamo scritto una lettera, noi tre governatori delle regioni del nord, Piemonte, Lombardia e Veneto, alla ministra Cancellieri, per chiedere un intervento d'urgenza, perché è sbagliato chiudere tribunali che funzionano, servirà solo a rallentare l'amministrazione della giustizia, questa legge. Deve essere radicalmente cambiata. Abbiamo fatto appello al ministro Cancellieri perché venga, perché ci ascolti e perché ponga rimedio ad una
l'ennesima legge sbagliata del governo Monti. Ultima domanda, lei stasera qui ha detto voglio fare il governatore a tempo pieno. È una promessa che avevo fatto in campagna elettorale e poi per vari motivi finora non sono riuscito a realizzarla, ad attuarla. Ma visto quello che sta succedendo e visto soprattutto gli impegni che ci attendono, che attendono la Lega l'anno prossimo, penso che serva un segretario della Lega che lo faccia a tempo pieno. Compito molto impegnativo. Io sono impegnato a tempo pieno a fare il governatore. E quindi mantenendo fede all'impegno che ho preso in campagna elettorale, domani in segreteria politica, lunedì, chiederò alla segreteria la fissazione della data del congresso straordinario che voglio fare entro Natale. L'alleanza è prematuro parlarne ancora per le future elezioni? Le alleanze ci sono in Lombardia, in Piemonte, in Veneto, in tanti comuni. Cominciamo a far funzionare queste, poi parleremo di ipotetiche future elezioni politiche se e quando ci saranno.